Senza scappare mai più, c'è anche Tiziano Ferro. E così cominciamo la seconda ora insieme. Una Z può con le zetine. Non sei sola, Nazzaro. No, non sono sola. Purtroppo. Mi fa purtroppo piacere, mi fa piacere. Cioè, io poi manco l'altro una settimana. ti sei già sistemata per due giorni. Complimenti, complimenti. Oltretutto, cioè, sempre con una bella, cioè non con certo. Bene, comunque, se mi permetti, Valeria Graci, che sei a Milano, qui a Roma, a fianco a Manila Nazar, che sono io. Vabbè, certo. Basta, c'è Janet Denardis. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ma che piacere essere qui, Manila. Mannaggia, mi dispiace che non ci sia anche Valeria. Ma no, ma non ti preoccupare, ce ne faremo una ragione subito, tranquilla. Come stai, Janet? Allora, bene, bene, molto bene, elettrizzata qui a Radio Z. Vero, perché sì, fa un certo effetto essere io, cioè perlomeno mi metto nei vostri panni quando non era ancora speaker, fa un po' un effetto bello, bello, mondo, bello, è un mondo affascinante, un mondo bellissimo, poi insomma qui con voi che siete delle amiche io sono contentissima. vedi. Sì, beh, Janet, parla per Manila, io, cioè, come Valeria? No, ragazze, amica, fate pure, poi dopo chiamo Federica, no, Gentile, perché questa cosa deve essere chiarita. Allora, che comunque, io vado via una settimana ed è già la seconda volta che mi sostituire. Vabbè, ma accade. Allora, noi avevamo pensato, una volta che abbiamo saputo che tu venivi a trovarci, di parlare di questo fenomeno che sta, ho detto all'inizio, sta letteralmente lobotomizzando le menti di questi giovani. Io sono mamma di un figlio di 12 anni e ormai in famiglia non si parla altro che di YouTubers, e tu sei, diciamo, perfetta per questo argomento, perché tu sei la direttrice artistica del Roma Web Fest, festival dedicato ai prodotti audiovisivi web nativi. Ma la cosa peggiore è che io ho una bambina di 5 mesi e mezzo e secondo me la prima parola sarà YouTube, non mamma. Mamma mia, c'è questo pericolo, fai attenzione. Questo festival, che arriverà alla sesta edizione quest'anno, novembre, sì, giusto, novembre, ospita appunto questi fenomeni, e adesso inizieremo a parlare, perché loro veramente sono riusciti a catalizzare l'attenzione mondiale. Cioè, è vero, sono d'accordo. Giocando ai videogiochi. Sono d'accordo. Fondamentalmente. Anche, sì, sì, ci sono quelli che fanno soltanto questo. Le luci della città, Coez, su Radio Z alle 10:13. Mi piace l'entusiasmo con cui ha disannunciato Coez. Sta pulendo il tavolo. Ma dai, senti, avete delle cose da dire? Tu e la tua nuova amica con cui hai voluto sostituirmi, che tra l'altro sono insostituibile. Certo, allora, però, voi parlate e io faccio delle altre cose. Se magari ci fai parlare gentilmente, ecco, ti pare? Ecco, è arrivato il momento. Cabaret. Allora, vorrei consigliare a Valeria di non pulire mentre mastica, perché poi mastica, butta le briciole, non hai combinato così niente. Brucio le energie e i grassi. Non si butta lo spray così a caso, Valeria, cioè nell'aria. Dai, andate avanti, dai. Va bene. Allora, Valeria è gelosa, però la voglio rassicurare. Manila, quando insomma non ci ascoltavate, diceva: io non posso fare a meno di Valeria. Questo lo devo dire. Purtroppo è una patologia per cui andrò in clinica anche per questo. Allora, parliamo di YouTubers, come diciamo prima. Io ho detto, loro postano video mentre giocano ed è molto molto riduttivo. Che cos'è uno YouTubers? Uno YouTubers è una persona che crea un proprio canale YouTube nel quale inizia a postare dei video. I video però in realtà possono trattare di qualsiasi argomento. Infatti ne conosciamo tantissimi che hanno iniziato ad esempio con le parodie, come possono essere Frank Matano, Wilwush, Claudio Di Biagio, insomma tanti, oppure che comunque fanno dei video divertenti come Daniele Doesn't Matter, che è un altro famoso. Oppure come una che poi andremo a conoscere. Comunque con le parodie c'è soltanto una regina che fa le parodie, poi fate come volete. Guarda Valeria, posso dirti una cosa? Pensaci ad aprire un canale YouTube. Un angelo disteso al sole come me, del resto, Eros Ramazzotti alle 10:18 su Radio Z. Hai già finito le pulizie e ti passi al trucco? Cioè, già finito, Valeria? Se non ti dispiace, faccio i fatti miei, visto che tu fai i tuoi, perché io ho fatti, fatti miei. Adesso potete anche parlare e andare avanti. Grazie, no, perché in realtà io stavo chiedendo a Janet Denardis, che appunto, vi vogliamo ricordare, è la direttrice artistica del Roma Web Fest. Esatto. Che è proprio il festival che ospita questi fenomeni degli YouTubers. La differenza tra YouTubers e filmmakers, perché c'è una differenza. Assolutamente.
assolutamente sì, lo youtuber, abbiamo detto, è una persona che magari non ha nessuna expertise, apre un proprio canale YouTube per parlare dei suoi interessi, mentre un filmmaker è una persona che sa realizzare video e scrivere più delle storie. Sì, esatto. Sapevo, dai, comunque, continuiamo a parlarne tra pochissimo. Benvenuti in paradiso, Antonello Venditti. Dunque, Valeria sei mitica, Valeria sei insostituibile, Valeria sei la migliore. Ciao Valeria. Scusa. Ciao. È occupata, la stiamo interrompendo. Andate avanti, io leggo i messaggi che arrivano però, per me. Andate avanti. Sei molto carina, potresti spegnere il tuo microfono perché qui da Roma sono in compagnia con di Janet. Janet Jackson. Allora, stiamo parlando con Janet. Una cosa molto simpatica. Allora, il figlio della mia amica, l'altro più o meno un paio di mesi fa, improvvisamente ha detto: sono diventato youtuber. Eccolo. Cioè, allora, cosa ha fatto? Per diventare youtuber ha iniziato a postare delle cose, effettivamente. Siamo a 2-3 video, niente di che. Però, cosa per diventare youtuber cosa serve? Una connessione internet, beh, possibilmente sì, buona. Una videocamera e un'idea. Un'idea. È il minimo indispensabile, insomma. Ecco. Diciamo che altrimenti siamo tutti youtubers. Si può questa cosa. Inizialmente, diciamo qualche anno fa, quando non c'erano effettivamente personaggi nati nel web e diventati famosi, era molto più semplice. Oggi è chiaro che se io e te andiamo lì e ci apriamo il nostro canale, nonostante che noi, insomma, potremmo anche farlo, Potremmo farlo, però dovremmo avere un'idea non originale, speciale. Adesso serve la specialità. Guarda, ti dico, anche persino personaggi come possono essere quelli che nascono con dei blog di moda e che diventano tanto famosi, la Ferragni, oggi non avrebbero lo stesso successo. Continueremo a parlarne tra poco. La Gianna Nannini, amore gigante, alle 10.37 a una Z Pua, una Radio Z con Manila Nazzaro da Roma, insieme a Janet De Nardis, Valeria Graci a Milano, che è già pronta ad andare ad applaudire la Gianna. Esatto. Venerdì. Cosa stai facendo, Valeria? Cosa combini, Valeria? Siamo in onda? Scusami. No, che ho fatto la ceretta ieri, ma mancavano dei peletti. Va bene, allora guarda, ti do. Guarda, sai che ti possiamo dare un grande consiglio. Apriti un canale YouTube. Ce l'ho già, bella. Ce l'ho già. Ah, ok. Ma allora potevi postare tranquillamente il video della ceretta, no, Janet? Assolutamente sì. Guarda, Valeria, che fino adesso io e Manila siamo state qui a capire quanto potresti guadagnare. E soprattutto quanto potremmo noi guadagnare in percentuale con te, giusto? Noi ti possiamo dare dei consigli, il gatto e la volpe. Allora, per esempio, youtuber italiani più famosi sono Favij, che voglio dire, lo sento nominare ogni 3x2 a casa mia, si occupa di game, ma il ragazzo, questo ragazzo, con 1,5 miliardi di visualizzazioni, ha un incasso annuo che va intorno ai oltre 4 milioni di euro. Ma qui diciamoci la verità, 4 milioni così è un calcolo a spanne, perché non sono proprio quelli i numeri reali. E quali sono i numeri? E in realtà, se vai a vedere anche altri calcoli, potrebbe guadagnare molto molto di meno, tipo meno di 1 milione, perché non è che a 100.000 visualizzazioni corrisponde proprio quell'euro. Ok, niente Valeria, non esageriamo. No, allora niente, per meno di 1 milione di euro non ci muoviamo neanche. Ma io invece qualcosina la farei. Vabbè, fallo tu Janet, ne parliamo io e te. No, le zitine per meno di 2 milioni non si muovono neanche, vero Vale? Ho messo lo smalto rosso, ma si è un po' sbeccato. È bellissimo tutto questo. Questa è Radio Z, fino alle 12 le zetine. Bersani alle 10.48 su Radio Z con una Z Pua, le vostre zitine, Manila Nazzaro, Valeria Graci, la nostra meravigliosa ospite Janet De Nardis. Ma cara Janet, grazie perché ci ha fatto un bellissimo regalo oggi. Abbiamo al telefono una youtuber, vera influencer, simpaticissima, lei fantastica, veramente un personaggio fantastico. È Federica Cacciola, ma alias in arte Martina Dell'Ombra. Sta arrivando al telefono. Se vuoi, nel frattempo vi intrattengo io. Se volete posso fare qualcosa. Volete fare tutto voi, volete diventare, mettiamo in chiaro questa cosa, capito? Noi stiamo, Valeria, sto lavorando anche per te, perché siccome Janet è un genio nel mondo youtubers, del mondo web, di social, a proposito di youtubers e di canali YouTube, noi
abbiamo, cara Janet, un canale YouTube, quello di Radio Z, che è fichissimo. Ma è fichissimo, sì, devono andare tutti a guardare lì perché possono trovare le chicche di Radio Z. Oh, anche tutti questi video, queste cose che noi stiamo facendo, siamo, c'è, cioè, Valeria che pulisce, fa le pulizie. Ce l'abbiamo, imperdibile. Ce l'abbiamo, dai. Ce l'ha, grazie, grazie. Martina, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Ah, che bella. Ciao Martina, carina. Come ti sei svegliata oggi? No, tutto bene, Martina? Sì. Sì, 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 un po' stanca, un po' dispiaciuta per la Juve, diciamo, perché vabbè. Comunque gliel'avevo detto che dovevano continuare a pagare gli arbitri. No, sì, Martina, non riapriamo questo discorso. Meglio di no. Abbiamo polemizzato già abbastanza. Allora, Martina dell'ombra, in realtà tu ti chiami Federica, ecco, come esatto. Tu preferisci tu preferisci essere chiamata Federica o Martina? Beh, io mi chiamo Federica. Federica. Esatto. Alias Martina nell'ombra, parleremo del tuo libro, perché due giorni fa hai presentato il tuo libro che si chiama Fake, una storia vera, ma tra poco esatto. Ci devi raccontare innanzitutto come è nato questo personaggio che tutti noi amiamo tantissimo. Sei certo, pronta? Sì, assolutamente. Sì, sono prontissima. Allora, qualche minutino ci ascoltiamo Nesli con Immagini e poi torniamo subito da Martina dell'ombra. Nesli su Radio Z 10.53, abbiamo ancora al telefono la nostra amatissima YouTubers Martina dell'ombra. Eh sì, in realtà però Federica Cacciola, la quale ci deve assolutamente raccontare in brevissimo come è nato questo personaggio di Martina dell'ombra. Sì, allora è nato in realtà per un esperimento teatrale. Io stavo in una compagnia teatrale, stavo lavorando su un nuovo personaggio, in questo caso un po' più comico, ed ho caricato un provino, un monologo di prova su YouTube con il canale aperto perché non lo sapevo usare minimamente, e ho certo. Ricevuto 200.000 visualizzazioni in una notte con un e sacco tantissimi di insulti. Esatto, insulti. Che bello, sì, tutto sì. Molto bello. E allora giustamente tu hai detto, sai che ti dico? Ma pure se mi insultano comunque vuol dire che mi vedono, giusto? Assolutamente no, più che mi vedo no, era più una questione di lo prendono sul serio, quindi può impattare ecco. Maggiormente giusto, ecco, prendere giusto. Di pancia allora, e persone, come si faceva nel teatro degli anni 70 ecco. E il tuo libro, Martina, che appunto abbiamo detto è presentato due giorni fa, Fake, una storia vera, cosa racconta? Sì, allora racconta appunto la storia di Martina che un giorno di sciopero dei taxi degli NCC degli autisti, insomma ecco. Si perde perché prende per la prima volta gli odiatissimi mezzi pubblici, sì, non li aveva sì. Mai presi, li prende e a quel punto si perde a Roma Sud e incontra tutto il peggio dell'umanità per lei, ovviamente. A Roma Sud, ecco questa esatto. Cosa. Benissimo. Salutiamo sì. Tutti i nostri amici di Roma Sud. Esatto. Ciao, sì, ciao Roma sì, Sud. Sì, ciao, ma Martina, se dovessi salutare gli ascoltatori di Radio Z, cosa diresti? Beh, direi di cercare di ascoltare una radio più top. Ecco. No, ma come? Martina, ma no. Martina, allora Martina, i primi insulti te li prendi anche da noi, però noi ti vogliamo tanto bene, sappiamo che se tu dirai una cosa del genere, loro ti ascolteranno e quindi verranno automaticamente a ascoltare Radio Z, giusto? Esatto, esatto. Anche io mi voglio super bene. Martina, grazie. Sei veramente grazie simpatici. Ma scusa, un'ultima domanda prima di lasciarci, Martina. Quante visualizzazioni sì. Fa in media un tuo video? Beh, dipende da dove lo carico, in media 200.000, ecco. 200.000? Da 200.000. Candidati, ti devi candidare veramente, non per finta. Ma che meraviglia. Sì, mi candiderò assolutamente. Grazie Martina dell'ombra, grazie la nostra mitica simpaticissima YouTuber che appunto abbiamo detto ha presentato questo libro Fake, una storia vera che però ci fa divertire e sorridere, questo ci piace tanto. Grazie ancora Martina dell'ombra, adesso ci salutiamo. Janet, ancora pochi secondi insieme. No! Vabbè, ascoltiamoci Pupa. Va bene. Un ragazzo di strada, i Pu alle 10:59 minuti su Radio Z, Valeria Gracci da Milano e Manira Nazzaro da Roma in compagnia della nostra amica Janet Enardis. Grazie di essere stata con noi, Janet. Grazie a voi, mi sono divertita tantissimo. È stato bello, speriamo insomma di riaverti ancora una volta ospite, anche perché devi sapere, Valeria, che mi ha raccontato delle chicche sui YouTubers, adesso devo condividerle con te e con tutti gli ascoltatori. Non vedo l'ora, che bello. Sì, perché dobbiamo aprire questo canale. Valeria, allora, in questi 30 secondi, gentilmente, potresti inventarti sì. Un'idea per il canale YouTubers nostro? Ma guarda, basta fare dei video YouTube. nei
di backstage, dei momenti in cui ci sono le canzoni. Ti assicuro che vogliamo alte. No, allora andiamo direttamente su quello di Radio Z YouTube. Grazie Janet De Nardis, grazie di cuore. Grazie a tutti voi. Ciao, ciao. Radio Z, ciao.